La presenza di sorgenti d'acqua e di vie di comunicazione sono la conferma della presenza stabile di una casa templare a Spinazzola, giacché a riprova intervengono alcuni documenti che si riferiscono ai beni posseduti dall'Ordine del Tempio. I templari in Spinazzola non ebbero soltanto una semplice casa, ma ebbero una vera e propria precettoria. Questa precettoria, come altre in Europa, disponeva di un luogo di culto annesso alla Domus, che essendo inserito nell'ambito di un più ampio complesso edilizio, assumeva il nome di precettoria o commenda, come erano chiamate in Francia, ed erano il centro propulsore della vita religiosa da cui partiva ogni iniziativa. Avere delle precettorie o delle commende sulle grandi vie di comunicazione che si collegavano con la Terra Santa per l'ordine era una vera necessità di primaria importanza, giacché questa sistemazione permetteva loro di assistere i pellegrini diretti o di ritorno da Gerusalemme. La necessità di fissare una residenza in luoghi dove l'acqua abbondava era per i templari conseguenza imposta dal loro sistema di vita. L'esperienza militare che quei cavalieri avevano acquisito nelle tante battaglie li portava a innestarsi sul territorio con una serie di attività, spesso anche di tipo imprenditoriale, tanto da suscitare l'interesse dei potenti ed essere ben accolti dal popolo. Infatti, lungo il confine Apulo-Lucano, la presenza dei templari era molto forte. Infatti a Spinazzola tra il 1157 e il 1182 da Ugo de Pagani fu costruito, per l'accoglienza e la cura dei pellegrini e cavalieri crociati provenienti o diretti alla Terra Santa, il primo ospedale dell'Ordine. Da via La Torre, attraverso l'antico accesso del Capitolo, si giunge in via Vignola, all'interno delle mura feudali, e all'ospedale templare di Spinazzola, costruito appunto da Ugo de Pagani, e fu il primo ospedale dell'Ordine in Puglia. Una scritta in latino sul suo architrave riporta tale testimonianza. Qui abitò pure Francesco Maria Virgilio, vescovo. Si tratta della più antica testimonianza della presenza dei templari in Puglia e anche di tutto il regno di Sicilia e risale al 1137. Così dice Giambattista Prignano, che a Cardo, marito di Felice, che nel 1137 era conte di Lecce, donò alla chiesa dei Cavalieri Templari un ospedale da lui edificato nel borgo di detto castello, nella sua terra di Spinazzola, in Basilicata.
Quindi la Basilicata e Spinazzola rappresenta sicuramente una fase importante dei Templari, per un motivo molto semplice. A quei tempi, parliamo degli anni che vanno dalla prima crociata 1099 alla costituzione dell'ordine 1118 fino al 1128, questa era una zona importantissima di transito per i pellegrini in viaggio verso la Palestina. E non era certamente la Francia e né tantomeno la Champagne. Roberto il Guiscardo, la cui tomba si trova a Venosa, Beomondo, suo cugino, la cui tomba si trova a Canosa, Federico II, eccetera. Infatti, il grosso del movimento che da nord portava eserciti e pellegrini e religiosi in Terra Santa attraversava il Lazio, la Campania e infine la Basilicata per imbarcarsi a Brindisi. Per questo la Basilicata e Spinazzola in quel momento era un crocevia di massimo rilievo. Ed è ovvio che ad un certo punto è diventato punto logistico di partenza e di smistamento della forza templare.